il nome di Marco, la voce di una madre in cuore del tifoso, nonché autore di diversi libri, tra cui I cassetti del Bruno e un saggio Un carcere e il pallone. Questa scuola effettivamente sta collaborando su un progetto di lettura che ha avuto
fare questa comunicazione perché è la prima scuola fra le 10 che lo viene a sapere, e quindi la notizia di appena 2 giorni fa, e quindi ieri sera l'abbiamo comunicato ufficialmente in libreria, quindi con la gente che c'è in libreria, però questa è la prima scuola dove lo comunichiamo. Per questo progetto proprio esordiente ci sarà una serata finale che è il 17 maggio, sarà a teatro alla Chiaro, che è la terza edizione. Per quella serata ci saranno sui 3 finalisti, chi conosce il progetto sa che ci sono 3 libri, di questi 3 finalisti, 2 già hanno confermato la loro presenza, uno è Fausto Brizzi, che più lo conosco, insomma è il regista di Notti prima degli esami, quindi autore di uno dei libri che è 100 giorni di felicità, e ha confermato anche Bresciani, il secondo finalista. La terza, lo stesso, purtroppo fa un intervento chirurgico nel mese fine marzo, fine marzo metà aprile, quindi con un periodo di convalescenza non potrà avere. Però siccome volevamo a tutti i costi cercare di far capire quanto possa essere importante sia la lettura, ma incastrata in un percorso abbastanza articolato, abbiamo cercato in tutte, con tutte le nostre forze di avere un ospite d'onore per quella serata. E finalmente la risposta è arrivata, quindi comunico ufficialmente a questo gruppo, a tutto questo ambiente, ma a questo punto a tutti quanti voi, che la serata del 17 maggio, serata finale di Adotto questo ambiente, avrà un ospite d'onore che è un protagonista della fiction Braccialetti Rossi. Praticamente abbiamo cercato a tutti i costi di trovarlo perché questa fiction ha trasmesso dei valori molto particolari. Non è così semplice, perché la fiction magari ha qualcosa di a volte leggero, però quello che ci interessava è capire un certo messaggio. Il messaggio è arrivato. Questi protagonisti sono stati, hanno fatto breccia per quelli della casa. E quindi volevamo a tutti i costi, conferma, chiaramente non dirò che il protagonista, perché questo l'ha detto più o meno al riposo della serata, però quindi confermato, e quindi tutta l'organizzazione del 17 maggio, con i referenti, poi vedremo come organizzarla, che diventa molto più complessa. Però vedete, questi rapporti che si hanno tra scuola e libreria hanno sempre questo sostrato, andare a far partire dei messaggi nei confronti dei ragazzi. Ed ecco perché anche nel libro di Marco Brandani, su Marco Brandani di Francesco Cimini e di Maria Brandani. Vedete, c'è un qualcosa, oggi parlando, chiacchierando, vi arriverà, arriverà nelle linee, arriverà un messaggio particolare, ed è sempre questo lo spirito che cerchiamo di fare, quello di far trasmettere non solo leggere il libro, ma fare arrivare sempre un messaggio particolare. Io vi ringrazio e lascio la parola. Dare delle iniziative come queste credo che poi anche a voi fa piacere, non solo perché
adesso come oggi saltate una possibile interrogazione, ma perché vi trasmette qualcosa e vi rimane attaccato a qualcosa. E così si cresce, non solo culturalmente, ma anche la vostra crescita intellettuale poi passa da giornate come questa e vi può aiutare nel futuro a scegliere la vostra strada, che sarà diversa, ognuno avrà le proprie attitudini, però ci sono dei bagagli che non si porta dentro, qualunque cosa voi facciate nella vita, le cose che giorno per giorno vi restano attaccate le avrete come vostro bagaglio, sarà un bagaglio ricco, più è ricco, più è pesante questo bagaglio e più vi potrà essere d'aiuto nel futuro. Così è stato per me, è stato un percorso di lettura in un modo diverso, in una giornata d'estate perché facevo chiasso a 10-11 anni, mio padre mi disse smettere di fare chiasso, per qualcosa che giù, pensando che la cosa finisse lì, e invece quello di quella giornata per me è stata illuminante, perché ho scoperto il potere di un libro che è molto più profondo e molto più interessante di qualunque PlayStation, che evidentemente non esisteva, ma adesso sì, perché il libro ti porta dentro, ti cattura, è una magia e ti fa vivere delle emozioni indescrivibili. Perciò continuate così e adesso poi magari parliamo di Marco. Grazie. Sfidando per caso i ragazzi della Post Coppi, l'inizio libro scrive così:
Arrivano i ragazzi della Fausto Corpi, forse qualcuno per scherzo, prima di partire vi lancia una sfida. Fatto sta che Marco decide di seguirli. Quando ritorno dal lavoro lo trovo a letto. Che hai fatto? Gli chiedo. E lui, mamma, sono stanchissimo. Sai, c'erano gli altri ragazzi che uscivano per allenarsi in bici. Sono stato con loro tutto il tempo. Hanno provato a lasciarmi dietro, ma niente, non ce l'hanno fatta. Ora devo riposare, le gambe mi fanno male. Era fatto così, una volontà d'acciaio. Se Marco già da piccolo aveva una volontà d'acciaio, cosa è successo ad un certo punto della sua vita? Questo è un messaggio che può passare anche dalla storia di Marco.
Vorrei leggere un passo del libro in cui lei parla del rapporto con suo figlio Mattia di 4 anni. Fa caldo e sicuro, siamo a luglio, normale che accada. Mattia ha 4 anni appena compiuti, non ama troppo il calcio. Preferisce tutto quello che è velocità, corsa, auto, moto e da qualche mese bici. Sulla sua ancora la Nutella, ma per lui non fa differenza. Si alza sui pedali perché l'ho visto dare in TV e perché anche il papà e il nonno si divertono in piedi quando escono per il giro. Come tutti cerca punti di riferimento e così a casa, poco prima di partire per il mare, mi ha chiesto a Giovelo: papà, ma c'è qualcuno che ti supera? Chi è il più forte? L'estinto ha prevalso sulla ragione. Pantani, Marco Pantani era il più forte. Da queste pagine si evince quanto è importante il valore della famiglia in questa società, in cui tutto è quasi sempre verificato. Sì, sì, è così, la famiglia è importantissima, l'educazione. Mi viene da ridere perché penso a voi e penso come sono io alla vostra età, no? Quando guardare, mamma, dai, devi scocciare, voglio andare lì, no, non devi andare, mamma, dai, lasciami stare, guarda. Insomma, a questa età la mamma, il papà, diventano quasi un pezzo, tra virgolette, ovviamente un pezzo, no? Gli dici, ma dai. Poi invece quando diventi tu papà, che non sono io adesso, capisci tante cose, capisci sacrifici, capisci quello che può essere un amore del suo figlio e ti viene da sorridere come faccio adesso, pensando a come non lo si capisce da figlio, ma poi quando toccherà anche a voi capirete quello che sto dicendo adesso. Però la famiglia è assolutamente uno dei pochi valori che non deve mai essere abbandonato, anche quando appunto la mamma ti impedisce di uscire con i tuoi amici e non ti fa andare a una festa di compleanno, perché loro ti danno il solco che la strada a seguire. Se perdiamo anche quello della famiglia, insomma, chiudiamo con te che ci andiamo via, insomma. Poi invece la sud, la famiglia di Irpoli, sono diventata come voi, ha un valore particolare perché ci sono delle tradizioni ancora radicate, Irpoli da tanti anni in Milano, ma che non è che al nord sia diverso, è solo un'idea. Insomma, per dirla bene, la famiglia è una bussola, e senza bussola il mare aperto ci si perde, succede lo stesso nella vita, credo che anche la signora Bartani posso confermare quanto la loro famiglia siano stati radicati in mano. Certo, la famiglia è molto importante, è importantissima. Però purtroppo io non sono riuscita a fare niente, quindi questo mi ha dificato tanto. Sì, poi alla fine non basta la famiglia, cioè poi siete voi che siete responsabili della vostra vita. Le scelte a volte, per quanto si possa aver fatto di tutto per i propri figli, non basta, che diceva la signora, però è una buona base di partenza, senza famiglia per non nemmeno si parla, cioè quello è fondamentale. Quando un gatto lo fa cadere lo mette fuori dal giro, ma altre volte per negligenza degli uomini. Nel libro si dice: dal 1996, dal fissato come l'anno del trionfo, sarà il peggiore. Trascorso a recuperare l'uso della gamba, quasi macellato da un sub che lo aveva vestito prima di farina con vino. Non è possibile che nel gare ad alto livello un sub possa sfuggire al controllo dei tecnici e giudici del corso. La vita non tutto può essere programmato, no? Anche le cose che possono sembrare perfette, poi c'è sempre una variabile. Adesso può essere anche positivo, tra virgolette, nel senso che c'è è imponderabile quello che può avere nella vita. Tu devi essere pronto a qualsiasi cosa, perché per quanto tu possa programmare, pianificare, aver sfidato il percorso, poi c'è una buca che non avevi visto e quella ti fa andare su strada. L'importante è saper reagire quando capisci che quello fa parte del gioco, della vita. Certo, com'è possibile? È possibile che un signore si svegli la mattina, che non sappia che ci sia una gara ciclistica, che non abbia letto i giornali, che non abbia visto i divieti che ci sono
il percorso, che esca di casa continuamente pensando come ogni mattina che poi è una strada solo per le macchine, e dunque sale su per la salita mentre i ciclisti scendono giù. Ovviamente i ciclisti, come la persona che si manda la macchina, mai immaginano che dietro una curva possa sbucare una macchina, perché sanno che quella è la loro pista in quel momento. Ed è accaduto così. Entrambi erano ignari della presenza dell'altro. La macchina saliva e i ciclisti scendevano. Solo che nell'impatto di chi ci ha rimesso una gamba spezzata, gli altri ciclisti attualmente sono stati montati, sono compagni. E lì quella era un incidente che poteva tanto ucciderlo, perché affrontare 69 con una macchina ti può non bastare. E in secondo luogo l'infortunio è stato talmente grave, con una gamba spezzata, ha dovuto operare diverse volte, un recupero lungo durato più di un anno, che poteva interrompere una carriera che era appena iniziata con gli auspici migliori, cioè con una carriera di un ciclista che ha iniziato tra i più forti. Molti avevano pronosticato la fine della carriera di Marco dopo l'incidente, gente così terribile, anche se ritorna in bici non sarà mai come prima, non potrà mai fare quello che c'era prima. E lì, ritorniamo al discorso di prima, invece di Marco, la grandissima forza di volontà, tenacia, è stato un anno così allenato, cioè immagino dove si vede lui allenarsi con fatica in piscina, con il tutore della gamba, per ritornare come prima, e io lo dico più forte di prima, proprio perché quando si giungono le difficoltà della vita, come può essere un incidente, uno torna ancora più forte, viene fortificato. E lui lì era tornato più forte, spero che le cose migliori che ha fatto dopo quell'incidente. E invece che non si è rialzato quando è successo una cosa apparentemente banale, come un controllo che lo aveva escluso per 15 giorni. E qui ritorniamo al discorso che ho detto prima. Ponte, non è la cosa che fa più male, fatti vedere, ma quello che può sembrare una sciocchezza, perché l'essere umano è fragile, non si è mai qual è il punto debole, no, come Achille. Quando ti sono assicurato, colpito dappertutto, è invincibile, però nel tallone, per te, è il suo punto debole. E a volte il punto debole è quello che sembra il più stupido di tutti. Non fa finta di
punti di nulla perché magari diciamo stare, tanto ormai quello che è stato andato, non è andato perché tanto il messaggio è sbagliato, poi c'è una persona dietro che paga per quel messaggio, non lo so, è una cosa che è venuta come a notte dei tempi. E purtroppo non è cambiato, c'era tanti anni fa, parliamo di tra la prima e la seconda guerra mondiale, un signore che andava alle parti di Roma che si chiamava Girolimo. Ora se voi chiedete ai vostri papà, ho cercato anche sul vocabolario il significato di giro di modi, è associato alla parola pedofilia. Cioè, questo è un giro di modi, il sinonimo è un pedofilo. Giro di modi è il cognome di questo signore. È il cognome, come io mi chiamo Cerini, lui si chiama Giro di Modi. In quegli anni a Roma ci furono dei delitti di bambini, gli anni del fascismo, anni 20. E questa cosa mi ha fatto molto scalpore, perché insomma delle bambine morte non era un bel biglietto da visita per una dittatura come il fascismo, che invece faceva dei suoi capisaldi di sicurezza dei cittadini. E dunque bisognava trovare un colpevole, subito un colpevole, dare il pasto alle persone e dimostrare che c'era sicurezza. Alcuni indizi, tra l'altro molto labili, portarono sulle tracce di questo signore. Questo signore fu preso, arrestato, è dato in pasto alla stampa e presentato come un mostro di Roma. Lui si difese con un avvocato dicendo ma io non c'entro nulla, niente, il potere dei media, siamo negli anni 20, non c'era internet, non c'era niente, c'era il giornale e la radio. Per tutta Italia Girolimo Modi era il mostro di Roma. Il signore si fece su un detto di carcere, ci fu un processo e nel processo la stessa accusa mi rese conto che era stato preso un abbaglio, che questo signore non c'entrava assolutamente nulla, che bisognava liberarlo, e fu assolto, perché non c'entrava davvero nulla, era un'altra parte. Il mostro di Roma non fu mai preso, ci furono dei sospetti su un prete inglese che guardò via, però non fu mai trovato. Però fatto sta che la vita di quel signore fu rovinata, che il suo nome, ancora oggi, a distanza di 80 anni, è associato alla pedofilia. Se voi chiedete a qualcuno chi era Girolimo Modi, vi risponde probabilmente con quel proprio gli alimenti preso. E non era così, era un signore assolutamente che non c'entrava nulla, però il potere dei media lo ha dipinto come mostro. Nel momento in cui fu assolto, si scrissero due righe in fondo alla pagina, non se ne parlò, perché non era una notizia, non era importante. Non si fa così il nostro mestiere. Il nostro mestiere deve essere la ricerca del potere della verità. La verità non è quella più buona, ma si deve cercare molto con un lavoro più complicato, più lungo, il rischio è di fare domande scomode, ma è quello che dobbiamo fare noi, no? Fare domande scomode e cercare la verità, raccontarla, anche se è quella che non ci piace, perché più semplice raccontare una cosa che fa colpo immediatamente, più difficile raccontare quello che è veramente successo, anche se non è così bello come ci siamo immaginati con una storia. Però non dobbiamo dimenticarci che noi abbiamo delle responsabilità, perché quello che scriviamo è un letto, visto, ascoltato da chi sta dall'altra parte, e non posso spacciargli una verità falsa perché mi ha fatto una ragione così. E soprattutto, se lo faccio, perché posso sbagliare anch'io, posso sbagliare, oppure ci può essere un momento in cui sembra che sia così, poi per me di restituire la verità, la persona è dire, sapere che c'è, mi avevano detto che Girolimo Modi era un pilota, lo sapere, non è così. Lui è innocente e gli chiediamo scusa. Cioè, sappiate che la storia è un'altra. Questo dovremmo fare. Non spesso non accade, mi dispiace. Io spero che qualcuno di voi farà il giornalista, segua sempre quello che poi gli insegniamo nel nostro giornalismo. Cioè la metodologia professionale insegna questo. Perché ci sono diritti e doveri dei giornalisti. Spesso vengono dimenticati, mi dispiace, sono scusi del libro. Faccio mia culpa, non la devo dire. La situazione di dolore che Marco ha vissuto l'ha portato anche a reagire. Un esempio sono i bellissimi guardi che gli ha dipinto. Così gli racconta questo difficile periodo. Per comunicare il suo disagio inizia a dipingere. I suoi quadri sono un'esplosione cromatica del dramma. Immense tele, dove risalta il grido di dolore e che sembrano
Sono bellissimi tutti, ma due quadri in particolare mi fanno riflettere. Quello dove era presentato un albero con i rami protesi verso l'alto, ma senza foglie e frutti. E l'altro dove invece era presentato il volto di un uomo con quattro occhi. Qual è il fronte che batte lontano e che tanti anni ha voluto lasciare? Non esce più da quella strada. Stiamo scherzando.
pensarci, un ragazzo di voi che prende una strada non esce più. No, non è perché voi avete la vita davanti, avete le cose più belle da fare. Lasciate stare voi, perché può accadere di tutto, è venuto anche un campione con la mano. Qualunque problema voi abbiate, qualunque discorso della vita vi sembra insormontabile, c'è sempre una soluzione. La droga non è mai una soluzione. È il problema sempre numero uno. Ci sarà sempre un amico, un professore, un papà, una mamma che possono andare a scuola. Non è così che si risolvono i problemi, perciò lasciate stare veramente, lo dico con il cuore pensando ai miei figli, che sono ancora piccoli, però si arriva a momenti difficili, si arriva a dei limiti. Però lasciate stare, lo dico davvero con il cuore in mano. A Mattia farò vedere le imprese di Pilato, realizzate contro il tetto che ispiravano la stessa area. In ogni caso, i vicini tornati dell'Abbe sono storia e non si riaccendono. E nel 1997 anch'io aspettavo con pazienza il suo scatto, sapevo che lo avrebbe piazzato. E una volta cominciata l'ascesa, sentivo la terra salire come se avessi dovuto pedalare io. Attesa, dolce attesa, battaglia non deluderà, pensavo, non mi deluse. E a distanza di 15 anni non lo farà neppure con mio figlio. Hai visto? Ha gettato a terra il cappello. Adesso sto per scattare. Avviso Mattia un minuto prima che inizi lo show, gli faccio notare i rituali, che erano tifosi, avevo imparato a conoscere negli anni. Via la bandana, il berretto, via gli occhiali, mani sul manubrio, neppure uno sguardo agli avversari. E poi sotto a domare la montagna, in quelli che molti definirono uno scatto perpetuo. Quando Pantani partiva in salita era bellissimo da vedere, un'armonia in cui l'uomo si fondeva con il suo mezzo meccanico, fino a diventare una cosa sola. Quelle gambe che muovevano potenze, divoravano metri, accendevano la passione in migliaia di casi in giro d'Italia. Anche se noi non l'abbiamo conosciuto, abbiamo provato gli stessi brividi e le emozioni di Mattia, mentre abbiamo guardato le sue grandi vittorie. Infine vorrei chiederle qual è il più bel ricordo che ci vuole lasciare in mano. Marco ciclista non me lo sentivo io, me lo sentivo io perché è il Marco mio e Marco fuori della società italiana. Quello è il mio Marco, e ricordo non tanto di Marco, molto bello. Marco è non perché era mio, ma era un ragazzo molto sensibile, sì, ma un ragazzo più diverso. Un ragazzo più diverso, più lato, più poco, anzi faceva ciclista che doveva stare in corretto, perché era un ragazzo più diverso. Però non mi ha mai dato nessun problema, anzi, comunque sono delle grandi ansie quando correva. Anche se io non ho mai capito niente di quando correva, io non me ne intendevo di bicicletta, io facevo la benina, mi faceva la ciclista, uno faceva il nostro lavoro, e non riuscivo neanche a capire tutto questa poesia della gente, non riuscivo a capire che cosa si è fatto, che si è fatto. E perché, come ho detto, per me il Marco mio e il Marco fuori della bicicletta. Cos'è che faceva l'importante una buona dice? Trasmetteva emozioni. Trasmetteva emozioni e ti lasciava un sito davanti alla TV, no? Tu volevi scattare. Con la vittoria della promessa è bellissima, comunque arriva con un urlo per dire sono qui, sono ancora vivo, perché era nel 96, l'anno dopo il suo infortunio. E lui trasmetteva emozioni, queste emozioni non sono state cancellate nel tempo, sono ancora lì. E io ho fatto vedere questo video a mio figlio che quando nel mezzo non ha mai visto Marco. Ovviamente non ha potuto vedere Marco, come lo vedevo io dal vivo, però mi sono reso conto che anche voi lo potete fare, tanto su YouTube, ormai sono tanti mezzi per farlo. Vedendo quel tipo di forza, trasmette emozioni ancora oggi Marco non ha visto, perché uno vede, c'è un'empatia che si crea, vede la fatica che faceva, vede il modo in cui ci rendeva spettacolare una corsa, e uno si identificava per quel tipo di shock, è uno spettacolo, oggi non so, magari uno si appassiona un calciatore prima ancora che quello che fa in campo per il gruppo, no? La cresta, la Balotelli, il Pesciarabi, il Torrecchino, il Vestito, e poi si vede quello che fa in campo, noi invece è il contrario, poi innamorare di Marco per come faceva diventare prima una cosa, il ciclismo è uno sport
che dà passione, però a volte può essere anche curioso, se uno maestro non lo segue perché vede sempre questa pedale, dice vabbè, allora non è che si fa qualcosa di interessante. Lui dava sempre qualcosa di interessante, ti accendeva la passione ogni momento, era uno show dello show, e questa cosa è rimasta negli anni, e oggi sono tante persone che poi magari nemmeno pensare alla passione di ciclismo, e gli guardate di vant'anni, gli prendono gli occhi, poi scoprite che hanno scritto il ciclismo in quegli anni, e poi non hanno più seguito. In quegli anni il ciclismo era visto come una nazione di calcio, anche di più, 10 milioni di persone che non andavano nel giro del tour. Evidentemente c'era la gente non si alzava, non si andava via, no, come non ci, vai al cinema, se non ti piace più, vieni e esci. E lì invece quel cinema si ingrossava sempre di più, perché evidentemente lo spettacolo che vedeva era uno spettacolo vero. Questo ci è rimasto rimanendo. E se siamo qui dopo 10 anni e vediamo dei ciclisti che sanno la fatica che si fa per l'anno, che ragazzi, dalle lì c'è fatica, quando vai a giocare a pallone, se sei stanco ti metti lì sulla fascia, aspetti che tengo la palla, non fai tanta fatica. Se smetti di pedalare in quando sei salita, ti torni indietro il carro. Cioè, andare lì ci vuole una forza di volontà incredibile, non è uno sport facile da fare. Questo loro lo sanno, perciò loro lo capivano, chi va in bici capisce queste cose. Marco riusciva a far capire queste cose anche chi in bici non sapeva nulla. Questa è la grande energia di Marco Mantelli, ecco perché a 10 anni dalla sua morte siamo qui a parlare di Marco, perché ce l'ho sempre questa identità. E io lo porto avanti. Oltre a tutto quello che ha detto la mamma, cercare di spiegare che sono avvenuti in quegli anni e soprattutto gli anni bui, che erano quelli che poi hanno lasciato il messaggio negativo di Marco, ma invece il messaggio era positivo. È stato chiamato un perito che fa di lavoro
medico legale, ma soprattutto un professore universitario, che dunque analizza alcuni testi, alcuni reperti di quell'indagine, sono state scoperte tanti buchi. Si è capito che quell'inchiesta è stata fatta male, adesso non sappiamo se è buona fede o buona fede, è stata fatta male e che tante cose non tornano. Iniziare da quella stanza trovata a Soquale, una stanza devastata, che secondo gli inquirenti era stata devastata dallo stesso Marco, che però stranamente non aveva nessuna ferita alle mani, eppure quella stanza c'era spaccato il materasso, tutto spostato, rotto addirittura, smontato un condizionatore, insomma, se l'avesse davvero fatto mai con qualche segno, un'unghia rotta, non dico che doveva avere una mano, ma almeno un'unghia rotta, o almeno una piccola ferita, se la sarebbe procurata, invece no, invece le ferite ne aveva su altre parti del corpo, sulla testa, sopra la testa, dietro, sul collo, ferite che adesso una perizia dicono compatibili con una connotazione, cioè con calci puri, qualcuno che era dentro in quella stanza. E poi ci sono altre cose che ancora sono in una fase istruttoria, cioè ancora la richiesta, per rispondere alla domanda, la richiesta di riaprire il caso sta per essere presentata alla procura di Rimini da parte della famiglia Pantani, lo sarà a breve, prossime settimane, massimo entro aprile. A quella richiesta la procura di Rimini valuterà, per aprire un caso, la procura deve valutare su che base si deve aprire un caso. Se vede che ci sono effettivamente delle incongruenze da una perizia medico legale, da alcune indagini difensive, da alcune testimonianze, da alcuni fatti evidenti, la procura riapre il caso. Riapre il caso, affiderà nuove indagini e da lì si potranno cominciare ad avere quelle risposte che la mamma ha cercato da 10 anni, che un po' tutti speriamo di avere, perché quando muore una persona, la cosa più brutta che possa essere, oltre alla morte della persona, è che ci siano dei dubbi su come è morta quella persona, insomma, la cerca della verità. Credo che siamo vicini a sapere cosa sia veramente accaduto in quella giornata di San Valentino. Qualcuno che vuole